buongiorno a tutti. Ieri abbiamo fatto una partita un po' in alternanza, nel senso che abbiamo, come spesso succede dopo la pausa, abbiamo avuto dei momenti molto negativi, soprattutto all'inizio del primo quarto, dove non abbiamo improntato bene la partita, ma al contrario abbiamo esagerato, diciamo, con il tiro da fuori. E non abbiamo capito che invece per poter giocarcela alla pari con una squadra di questo livello come Robbio dovevamo avere invece una circolazione maggiore, attaccare molto di più il ferro. Questo fortunatamente abbiamo iniziato un po' a farlo un pochino meglio nel secondo quarto, dove effettivamente abbiamo ricucito un pochino il parziale negativo del primo, e soprattutto invece nel terzo quarto, dove effettivamente siamo riusciti a raccimolare ancora di più, richiudere ancora di più la distanza, e siamo stati bravi effettivamente in quel caso, con molte penetrazioni, con molto movimento, a recuperare. Loro effettivamente ci hanno dato molto molto fastidio difensivamente, soprattutto, ripeto, nel primo tempo, perché comunque hanno chiuso benissimo l'area e noi, con delle percentuali al tiro molto molto basse, non siamo riusciti ovviamente a scardinare questo tipo di difesa, che è un po' il loro punto di forza. Poi nell'ultimo quarto, diciamo che è sempre stato più o meno punto a punto, loro hanno avuto un allungo grazie principalmente a Moalli, che è un giocatore che anche ieri, insomma, ci ha dato un pochino fastidio, soprattutto nel momento in cui abbiamo avuto qualche problemino di falli con alcuni lunghi. E lì poi c'è stato l'episodio, diciamo, della rottura del ferro, che ha interrotto un pochino il loro momento positivo, però noi nella ripresa ne abbiamo approfittato un pochino, ma non esageratamente. E poi dopo nel finale noi siamo stati bravi a non mollare, a tenere fino in fondo, però loro hanno avuto effettivamente giocatori come Martinetti e Sala, che hanno un'esperienza probabilmente un po' superiore alla maggior parte dei nostri giocatori. In quel caso loro sono stati bravi a fare a mettere i punti decisivi per chiudere definitivamente la partita. Niente, sarebbe stato bello comunque ricominciare vincendo, soprattutto perché adesso ci attende una serie di partite molto molto altre partite molto difficili, soprattutto a partire da quella di sabato, dove incontriamo Opera in trasferta, che è sicuramente una partita molto 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 impegnativa, sicuramente perché Opera è una delle squadre più in forma del momento ed è una squadra molto completa che ha trovato la cerchia e quella quadratura adesso anche con rientro di alcuni infortuni che aveva prima, ed è sicuramente una squadra dove ha punti di forza sia in esterno che in interno, quindi con una squadra molto, molto quadrata, che dobbiamo affrontare sicuramente con un altro piglio iniziale rispetto a quello che abbiamo fatto ieri, quindi cerchiamo di trovare la continuità che avevamo trovato dopo le prime 5-6 giornate di campionato.